Rimani aggiornato sulle notizie di gossip, cronaca, reality show, sport ed altro. Iscriviti al canale Notizie Flash. Pacche non gradite, commenti volgari, parole sussurrate, avvicinamenti indesiderati e sguardi invadenti. In un lungo post su Facebook la giornalista del TG1 Cinzia Fiorato ha raccontato cosa ha vissuto in prima persona in 30 anni di carriera, non solo nel servizio pubblico, le discriminazioni e il sessismo. Parole durissime, che rischiano di innescare un effetto valanga circa i comportamenti inopportuni e le molestie perpetrate nell'ambiente del giornalismo italiano e anche in Rai. FQ Magazine ha contattato l'azienda per sapere come intende agire per accertare i fatti, vista la gravità delle accuse, ed è in attesa di una risposta. Ad innescare la lunga riflessione della Fiorato è stato il caso di Greta Beccaglia, la giornalista di un rete privata toscana che al termine della partita della Serie A di calcio Empoli-Fiorentina ha subito una molestia in diretta TV.